Novità e aggiornamenti di Terra Luna Classic. Quali saranno i prossimi sviluppi di Terra Luna Classic, uno dei progetti più sensazionali del mondo delle criptovalute? Ciao da Criptovalute Italia, io sono Claude, ti do il benvenuto all'interno di questo nuovo video. Oggi torniamo sull'argomento Terra Luna Classic, nello specifico andremo a vedere, perché ci sono grosse novità per quanto riguarda il progetto Terra Luna Classic, quindi mi raccomando rimani sintonizzato fino alla fine di questo video. Prima di iniziare però, cosa molto importante, lo ricordiamo sempre, ti invito come sempre a iscriverti al canale, attivare la campanella delle notifiche, è importante per sostenere la community e soprattutto facci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di questo progetto. Cosa ne pensi? Pensi soprattutto delle novità che adesso andremo a sviscerare una a uno e soprattutto se hai ancora investito dei soldi all'interno di Terraruna Classic? Poi, un'altra cosa importante, ti ricordiamo che noi non siamo dei consulenti finanziari, quindi tutto ciò che viene detto e illustrato all'interno dei nostri video è frutto di anni di esperienza in questo settore, ma non vuole essere assolutamente un consiglio finanziario. Quindi, ogni singolo investimento mi raccomando, devi farlo in maniera seria, oculata, individuale. Ok. Allora, iniziamo con. Esaminare un po' il grafico di TerraRuna Classic e vedere oggi quello che è il prezzo attuale. Come puoi vedere il prezzo attuale di Classic è di 0,408486, diciamo che nell'ultimo mese, perché se noi andiamo ad analizzare gli ultimi sette giorni è un po' poco, però se andiamo ad analizzare l'ultimo mese è un po' sempre in declino, visto sempre questi alti e bassi che comunque insomma il prezzo diciamo in linea di massima, il prezzo della moneta se andiamo a vedere l'ultimo anno da quando c'è stato il crollo, è nettamente crollato, ok? Ad oggi diciamo ha una capitalizzazione di mercato di 497 milioni okay, di dollari che è la piazza appunto all'ottantesimo posto del ranking e in questo caso ha un circolante una supply di 5000 miliardi quasi 6000 mila miliardi rotti di token LUNC in circolazione ricordiamo che il totale della supply quindi il totale di token diciamo in circolazione ad oggi è questo come abbiamo ribadito Terra una classica ha già introdotto un discorso di Barna, di tax Barna che appunto è ancora attualmente in corso, e soprattutto da questo punto di vista ci sono delle grossissime novità che adesso andremo a vedere. Allora, come dicevamo, appunto, il discorso Supply l'abbiamo analizzato, attualmente comunque rimane all'ottantesimo posto su Coin Market Cap, che, che comunque vuol dire. Che si sta testando comunque tra le prime posizioni, ok? È vero, magari non è tra le prime dieci come lo era prima del crollo di un anno fa, però c'è anche da dire che comunque il progetto non è. Sparito completamente ok, quindi vuol dire che dietro la community è ancora molto attiva, ancora molto presente. Questo è un dato molto importante, soprattutto quando in generale si deve andare ad analizzare un progetto relativo al mondo delle criptovalute. Ma andiamo a vedere un po' insieme quelle che sono le principali novità di Terra Luna Classic. Il primo potremmo dire che è quello appunto del tax barn perché, come accennavamo prima, attualmente sono stati bruciati questa cifra qui esorbitante di appunto Terra Luna Classic e quindi parliamo all'incirca di 59 miliardi di token okay, bruciati in prima posizione c'è sicuramente i Binance con 32 miliardi di token bruciati e sono veramente tanti, sono veramente tanti perché appunto tra i top burners c'è sicuramente Binance appunto come possiamo vedere anche se andiamo sullo staking pool comunque il grafico sta sempre salendo cosa significa staking pool cioè tutte le persone il capitale l'ammontare di token appunto messi in staking quindi bloccati lì di in questo caso di Terra Luna Classic che si può dire che ci stiamo un po' attestando su mille miliardi ok quindi comunque non è non è niente male già questo questo dato proprio per quanto riguarda la tax barn nello specifico c'è una novità molto importante la leggiamo insieme come potete leggere Binance può portare Terra Luna Classic aumentando la tax burn allo 0,5% cioè c'è stato in sostanza una sorta di voto di sondaggio recente che è stato fatto all'interno dell'ecosistema di terra, di terra Station dove si è vola, votato per aumentare la tax burn di un altro 0,5% lo leggiamo insieme è probabile che Binance sosterrà la comunità di Terra Luna Classic nell'aumentare la tax burn allo 0,5% in quanto non è mai stata la ragione per sospendere il suo meccanismo di burn l'UNC ok Entriamo un po' più nel dettaglio. Dopo aver negato molte proposte relative all'aumento della tassa del consumo lung e sulla bruciatura, ovviamente qui questo sito è tradotto in lingua italiana, quindi comunque prendete un po' per le pinze alcuni termini che vengono tradotti. La comunità italiana Classica ha finalmente è deciso di aumentare la tassa sul consumo lung. La mossa è arrivata quando appunto il prezzo quindi è una scelta dovuta, appunto, perché il prezzo è andato sempre più in picchiata Infatti, molti, molti, molti siti anche che fanno delle previsioni relativamente al prezzi di mercato con questa mossa di Terra Luna Classic che è la prossima che adesso andremo a vedere il prezzo potrebbe danno appunto una previsione di prezzo che aumenterà nel tempo nel frattempo alcune influenze Terra Luna Classic hanno accennato a proposte in arrivo a giugno per ripristinare la tassa sulle ustioni lunghe a livello iniziale dell'1,2 ok ora andiamo un po' più avanti perché qui parla voti della community di Terra Una Classica sull'aumento del tasso di masterizzazione dello 0,5%. Al voto la proposta di modifica del parametro 11.515, aumentare la, la bar tax allo 0,5%. La proposta mira a informare la comunità affinché si concentri sulla riduzione dell'offerta lunga attraverso l'aumento della tassa sulle opzioni, così come fanno per aumentare la domanda lunga tramite picchiettamento, ok finora la proposta ecco qui, qui appunto l'esito diciamo di, di quella che è stata la proposta dell'aumento del, dell del barn ed è del 77% a favore e il 20% invece è contrario il 3 non eh, no con veto mancano pochi giorni per superare insomma è già ufficiale ve lo dico già i migliori val validatori hanno deciso di supportare l'aumento tax barn quindi sostanzialmente comunque dei va i validatori principali sono a favore ok e, e quindi appunto si procederà molto prob probabilmente in in questo senso. Binance può supportare l'aumento della tassa sulla bar di LUNK Alcuni tengono che la tassa sulle ostioni dovrebbe essere aumentata in modo permanente all'1,2. Ok, ok, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il affare diciamo, da, da, da apripista dovrebbe essere sicuramente Binance, dove appunto, come vedevamo prima nell'altro grafico, lo rivediamo. Tra i top barn. Tra i top burners c'è cioè sicuramente Binance, ok. Poi viene BarnTax, eccetera, eccetera. Quindi capite bene che già una mossa di questo tipo da parte di Binance è una mossa molto importante. Vediamo l'ultima novità in arrivo, quindi sulle orecchie perché è veramente una novità molto importante, leggiamole insieme, LUNK rivelazioni su rivoluzionari update AI block entropy, che cos'è questo block entropy, lo vediamo insieme, gli sviluppatori di Terranuna Classic hanno lanciato un update AI, quindi sull'intelligenza artificiale, rivoluzionario soprannominato block entropy che potrebbe far, far salire il prezzo di LUNK, quindi anche questo è un aspetto da non sottovalutare il mondo delle criptovalute è in costante evoluzione con nuove tecnologie e sviluppi che emergono regolarmente in particolare Terraruna Classic sta facendo parlare di sé grazie all'annuncio della rivoluzione della catena dell'app ai eh, block Entropy quindi in sostanza stanno lanciando un'applicazione che è sempre basata su blockchain in questo caso di Lunk e mira sostanzialmente, lo leggiamo anche insieme, ha annunciato la creazione di una catena app basata sull'intelligenza artificiale chiamata Block Entropy che servirà, lo leggiamo qui, avrà il compito della diffusione di immagini AI, modelli di linguaggio de del testo e generazione di musica. Ok. Quindi, in sostanza, che cosa stanno facendo? Stanno sviluppando sempre all'interno dell'ecosistema LUNC di sviluppare appunto quest'app basata sull'intelligenza artificiale che mira a creare altri progetti a loro volta sull'intelligenza artificiale per appunto agevolare il processo sia di scambio del token stesso, ma soprattutto dell'aumento della community, quindi coloro che poi alla fine di fatto andranno ad utilizzare ed entreranno a far parte dell'ecosistema Terra Luna Classic, perché appunto Terra Luna Classic non sarà solamente una blockchain, ma sarà a tutti gli effetti un progetto più progetti in questo caso basati anche sull'intelligenza artificiale. Quindi anche per andare a invogliare, aumentare appunto la, la voglia di appunto non solo scambiare il token stesso, ma anche di essere coinvolti all'interno appunto di questi progetti signori fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste novità relative a terra luna classic che noi qui sotto vi andiamo a rispondere nei commenti per questo video è tutto ciao e a presto da Claude